Ciao amici di Barkman, sono Riccardo Ferrari e oggi voglio parlarvi dei sistemi di risalita e lavoro in corda singola. Cominciamo subito con il più tradizionale dei sistemi, che è quello con il nodo e rope wrench, perché è necessario utilizzare con questi tipi di sistemi un attrezzo supplementare come il rope wrench. I nodi funzionano bene lavorando sul 50% del peso corporeo. Andando a lavorare in corda singola metteremo il 100% del peso corporeo sul nodo e di conseguenza questo non lavorerebbe in modo corretto. Non sarebbe abbastanza fluido, rischierebbe di aprirsi improvvisamente e bloccarsi improvvisamente e non è quello che noi vogliamo. Per poter lavorare nel modo corretto dobbiamo aggiungere una frizione che crea un secondo braccio che sgrava il peso del climber. Quali sono i vantaggi del rope wrench? Allora, innanzitutto che è fatto, il nodo appunto è tessile, anche questo può avere un titer di tipo tessile, adesso ne stanno uscendo anche di tipo metallico, però con questo tipo di configurazione abbiamo il vantaggio che se anche lo andiamo a forzare sui rami, non rischiamo nessun tipo di rottura, nessun tipo di torsione, nessun tipo di danno. Il nodo che più viene utilizzato è il Knut, un nodo molto semplice che magari in una separata sede vi farò vedere. Il vantaggio di questo quindi è di avere un'ottima fluidità di impiego, perché il nodo come caratteristica sua peculiare ha proprio quella di essere molto fluido durante le uscite sui rami, nella manovra, nei pendoli, nel rientrare. Chiaramente, come tutti i nodi, anche in corda doppiata, quando si sporca, quando si usura, comincia a cambiare il feeling e le caratteristiche che dà al climber nel movimento. Diciamo che come altri vantaggi ci sono quelli anche di poterlo sostituire, ci vuole un po' di tempo perché comunque dobbiamo smontare il rope wrench, toglierlo dalla corda, dobbiamo togliere il nodo dalla corda. È vero che possiamo fare tutto questo in un tempo abbastanza breve, ma comunque è un'operazione che può anche far rischiare a chi non è abbastanza pratico in questi tipi di manovre di far cadere un oggetto dall'albero. Su questo tema abbiamo finito, vi rimando al prossimo video dove parleremo della Kimbo.